Le accuse che sono state formulate, peraltro dalle quali sono scaturite le notizie che tu hai appena dato, sono accuse che credo ai tifosi interessino anche e soprattutto dal punto di vista squisitamente sportivo, cioè quali possano essere le conseguenze qualora venissero acclarate queste accuse e trovassero dei riscontri, sia in sede di magistratura ordinaria, sia in sede di Procura Federale di Giustizia Sportiva. C'è un articolo del codice sportivo, che è l'articolo 31, che prevede tre commi, il comma 1, il comma 2 e il comma 3. Il comma 1 parla di un'ammenda o di una multa, il comma 2 parla di penalizzazione, qualora nel primo e nel secondo caso l'accertata irregolarità dei bilanci non avesse influito, non fosse stata determinante per l'iscrizione ai campionati. Il comma 3 invece prevede che qualora fosse stata accertata la capacità di questa irregolarità, una volta dimostrata nella gestione dei bilanci, di essere indispensabile per l'iscrizione al campionato, il rischio è quello della retrocessione. Il codice di giustizia sportiva parla molto chiaro. È evidente che il fatto stesso che la Procura federale abbia ricevuto gli atti della magistratura torinese, mi riferisco soprattutto al filone relativo alla questione stipendi, che erano stati congelati, o per meglio dire, era stato detto che a questi stipendi i giocatori avessero rinunciato, e invece l'accusa sostiene che questi stipendi fossero stati remunerati in seguito, ma con una presunta irregolarità. Detto questo, quando Viscogliosi ricordava puntualmente la questione dei 34 milioni che, secondo l'accusa, per quanto concerne l'esercizio 2021-2022, quindi l'ultimo, quello che ricordò, è stato chiuso con un passivo di 254,3 milioni di euro, il quinto passivo consecutivo della Juventus. E questa vicenda qui dei 34 milioni è importante, perché se, sottolineo se, dovesse essere provata l'irregolarità di questi 34 milioni di euro, è chiaro che la situazione diventerebbe alquanto delicata, sia in sede di giustizia ordinaria, ma vedremo, adesso tu hai appena comunicato la richiesta di rinvio a giudizio, che anche qui bisogna sottolineare non è una sentenza di colpevolezza, perché poi si va in tribunale, al dibattimento, e il tribunale poi emetterà la sua sentenza al termine del processo di primo grado, e poi ci sarà il secondo e il terzo grado. Ma è evidente che dal punto di vista della giustizia sportiva, in questo momento, gli uomini del procuratore Chinesi siano molto attenti a tutto quanto a livello di atti arriva dalla Procura della Repubblica di Torino.